Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodio della Hardcore. Come vedete, Pirla ha fame. E mo mi segue questo scemo. Allora ragazzi, cosa fare oggi? Un po' di cose. Un po' di cose, vediamo di portarci un po' avanti con l'ambaratrattico. Ho fatto un paio di cambiamenti, ho chiuso qui e ho spostato le scale, in modo che non stanno in mezzo le scatole. E ho rimesso il coso qua giù. Perfettico. Allora, che fare? Devo andare a piantare questa roba qui. Per forza. Oh! Oh! Che cavolo fai? Pirletta, voi. Bene. Allora, pianticchiamo questa roba qui. Ne mettiamo. Vediamo un po'. 1, 2, 3, 4, 18, 27, 32, 95, 167. Ok. Aspettiamo che crescano, perché oggi faremo un bel po' di cose. Allora, intanto, nel frattempico, che aspettiamo, direi di... Qua ho messo a cuocere del ferro. Perfetto. Vediamo un po' quanto ce ne fa. Bene, 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 bene. Abbiamo un bel po' di roba. Già abbastanza per fare determinate cose. Allora, prendiamo questa coppar. Prendiamo del legno. Del legno. Facciamo un po' di ceste. Facciamo... Non so quante ceste vengono, voi. 6. Ottimo. Facciamo così. E facciamo 6 ceste di... Copper. Tankete. Ok. Allora, ne mettiamo. Una, due... Oh. Oh cazzo. Oh cazzo. Oh cazzo, mi fa raccogliere la roba qui. Non me la fa proprio raccogliere. Facciamo così. Andiamo un po'. Ok. E dai, fammi raccogliere quello che voglio. Porca trota, wey. Dai, ragazzi, mi sono incastrato tutto qui. Madò, che perdo i libri. Perdo i libri, porca trota. Allora, un libro e un libro. Vaffanculo. Vaffanculo. Ok, dicevamo. Cosa qua, qua. Manca una. La piazzichiamo qua. Tankete. Perfetto, ora bisogna risistemare tutta la roba. Ok, ragazzi. Allora, ho diviso più o meno la roba. Faccio vedere velocemente. Qua tutti i cubi, poi logicamente le ceste le ingrandiremo. Ok, perché? Perché oggi faremo lo smistamento ceste. Sempre se riusciamo. Questa è vuota, vuota, vuote. Ah no, qua c'è la mia roba. Oh, le bistecche, porca trota voi. Allora, prima di tutto, bisogna cominciare a fare delle cose, i logistic pipe. Per cui, ah già, pirletta. Si prende l'oro, si prende il ferro, si prende e basta. Andiamo a raccogliere l'altro ferro. Solo uno. Mamma mia, quanto ferro che mi ha fatto. Quanto ferro che me le mi ha fatto. Ok. Mettiamo a cuocere questa roba qui. Ok, allora intanto direi di. Quanta legna abbiamo? Poca. Poca. Non abbiamo proprio. Porca trota. Allora, vediamo un po' quanti ce ne vengono. Me ne servono almeno 4, per cui... Un, due, tre, quattro, 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 perfetto. Li facciamo diventare di pietra. Ok, poi di ferro e poi di d'oro. Di d'oro. 2, ne mancano ancora 2, perfetto. Allora, mi serve del diamante. Diamante. Facciamo dei tubi di diamante. Ah, con la Philosopher's Stone, ricordatevi, premendo il tasto C di Venezia, diventerà una crafting table. Ok, del vetro, facciamo dei tubi di diamante, che ci serviranno dopo. Perfetto, vediamo un po'. Oh, ottimo.
Ottimo. Ok. Li facciamo diventare tutti e quattro d'oro. No, pirletta voi. Vabbè. Poi, tanto questi qua ci serviranno per la magia. Poi vi spiegherò il motivico. Il motivico. Allora, ora ci servirà, invece, ci servirà della redstone. Esattamente 4 pezzi. E del vetro. Del vetro che faremo subito. Ah no, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, ma logicamente non basta. Perfetto. Del vetro. Oh, c'è un pesce. Ah, ma io qua c'ho il carbone, uè. Mamma, 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 mamma. Allora, dicevo, 4 torce, redstone, ok, del vetro. Io direi di andare a fare la nanna intanto. Che ne dicete voi? Ok, buongiorno. Le sto crependo ancora de fem. Ok. Allora, dove erano rimasti? Stavo cuocendo del vetro. Ok. Ora torniamo lì. E facciamo in questo modico. Allora, 2, 2, 2, 2. Ok. 2 tubi di diamante. 2 rotelle, 2 rotelle. E 4 torce. Tankete. Basic Logistic Pipe. I Basic Logistic Pipe vi ho già spiegato che tubi sono. Per chi non sa i tubi, ragazzi, non sto a rispiegarlo. Basta andare a vedere i miei tutorial, la serie La zona industriale. E cercate il titolo, se non mi sbaglio, è Per chi non capisce un tubo. Una cosa del genere. Andatela a cercare. Ok, ora avendo Logistic Pipe, a me in teoria serve del ferro. Del ferro. Perché? Perché vi spiegherò un nuovo smistamento chest che non vi ho mai spiegato. Allora, magari teniamocene un po'. Allora, noi in teoria ne servono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ce ne servono esattamente 11. Per cui ne lasciamo 5 qui. E 11 li facciamo diventare, che tanto non ce la faremo mai. Pirletta. Mi serve un sacco di ferro. I Logistic Chassis MK2. Perfetto. Ora, cosa farò, ragazzi? Vi spiegherò anche la Transmutation Table. Noi prendiamo esattamente 4 pezzi d'oro. L'oro equivale, un pezzo d'oro equivale a 8 lingotti di ferro nella Transmutation Table. Per cui noi vendiamo 4 lingotti d'oro per poter prendere 8, 4 per 8, 32 pezzi di ferro. Tankete. Non ho usato too many items, ma solo sprecato 4 lingotti d'oro per poter prendere del ferro. Ok, vediamo se riusciamo a farne. Abbiamo detto 5, li lasciamo. Ce la faremo a farne 8? No. Secondo me no. E infatti. Per cui andiamo lì. 4 pezzi d'oro. Tankete. Tankete. Ok, ce l'abbiamo fatta. Bene, questi qua sono gli chassis 2. Ne mettiamo uno qua, 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 là. E poi faremo una cosa del genere, del genere. Allora, pensiamoci bene. Arriva qua. Possiamo scavare direttamente qua. Sì, direi che va bene. Facciamo così. Arriva qua. Vabbè, sì. Va benissimo, uè. Va benissimo se riesco a trovare le ceste. Che te le chi? No, no, pirletta. Posso mettere direttamente dietro. Ok. Facciamo così, così, così. Così. Perfetto. Facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7. Perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Ora a questo punto andiamo a prendere dei tubi di stone. Andiamo a fare dei tubi di stone, che sono i migliori, tra virgolette.
anche te. E ne piazzichiamo uno qui. Qua, così. Scendiamo su. No, quello sceso su non va bene. Scendiamo su e saliamo giù. Perfetto. Qua le si può richiudere. Ok, perfetto, l'impianto è finito. Cioè, non del tutto, eh. Ora cosa ci manca da fare? Ci mancano da fare dei moduli. Vi faccio vedere. Dei moduli. Questi qua. E i moduli equivalgono a più o meno al, se vi ricordate, i logistic pipe, quelli avanzati, c'è cioè l'estrattore, il suppler, eccetera. Comunque vi spiegherò con calma. Ora a noi servono alcuni moduli, ma per poter fare i moduli ci serve molta, 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 tanta, troppa carta e redstone. Siccome io redstone non ne ho, o perlomeno ne ho pochissimo, dovrei scusate, trasmutarla. Come si trasmuta? Prendiamo questi qua e magari questi qua. Vediamo se ce la facciamo. Questo vale esattamente 3,84, mentre la redstone 64. Ottimo. Tankete. E prendiamo un bel po' di redstone. Questi qua valgono mie. Facciamo così. E prendiamo della redstone. Perfetto. Abbiamo un bel po' di redstone. Redstone. Ragazzi, perdonatemi se uso la transmutation table, ma è per il tempo, ragazzi, lo sapete. Allora. E poi sto spiegando anche un impianto. Magari in altri casi scenderò a prendere la robica. Allora, abbiamo la redstone, ma ci serve della carta. Della carta. Che andiamo subito a provvederci. Oh, la mucca è ancora lì, qui. Provvediamoci della carta. 1, 2, 3. Me ne bastano 3 per il momentico. Vi dico perché. Con la C facciamo 3 fogli. Glieli facciamo imparare al transmutation table. Tanto valgono poco, 32. Facciamo tankete magari con un ferro, perfetto. Ne vengono solo 8, perfetto. Lo abbiamo preso in quel posto. Allora, lasciamo il ferro e prendiamo due ori. Ah, ci sono già. Ok, non so se bastano, ma dovrebbero bastare. Vediamo un po'. Abbiamo detto che mettiamo la carta in questo modo. Poi ci mettiamo la redstone e poi torniamo sempre ai lingotti d'oro. Ai, scusatemi, ai Gold Knight. Sì, del McDonald's, perfetto quelli. Ne mettiamo 9, ma noi servono 11 in teoria. Ok, dovremmo farcela. 11. Scusate l'ambulanza. Facciamo 11 fogli. Ok, perfetto. Abbiamo 11 fogli moduli bianchi. Ora, a noi cosa serve? A noi serve, prima di tutto, principalmente principale, serve un'altra chest. Per cui torniamo. Prendiamo sempre un oro. O magari ce la facciamo. Vediamo un po'. Ha voglia, ha voglia, ha voglica. Ha voglica. Allora, io dovrei avere della chest. Ne basta una. Andiamo qui. La facciamo diventare di coppere. Tankete. Oh, se non capite, ragazzi, chiedetemi, che vi rispondo. Anche se non ci siete. Allora, io direi di metterla qui. Ecco, proprio l'accesso che non dovevo fare, ho fatto. Vabbè. Direi di metterla qui. No, stavo scherzando. Direi di metterla qui. Sì, qui. Però a questo punto mi servirebbe. Scusatemi ragazzi, sono un pirla. Le sono un pirla. Del ferro, perfetto. Allora, cosa devo lasciare qua? Questo, 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 l'accendino. Questo qua. E. Via le ceste. Ok, mi servirebbe un altro di questi qui, ragazzi, scusatemi. Chitelo qui. Un altro chassis 2. E lo andiamo a piazzicare subito qua. Allora.
facciamo così, in questo modico. Tankete. Allora, facciamo chassis 2. Mettiamoli, sì, chassis 2, scusate. Mettiamo quelli di stone. E qua ci piazzichiamo lo chassis 2. Eh sì, lo chassis. Vabbè, avete capito, ragazzi. Basta. Ok, perfetto. Ora le richiudiamo, perché le si deve richiudere. Ok, questa è la nostra chest principale, dove ci arriva il materiale da poi suddividere. Perfetto. Ora cominciamo col alla cesta principale. Io so che ci va un quick sort e un item. Allora, il quick sort sarebbe Eccitolo qui, che è il più costoso, e non ce la farò, almeno che io non ho però questi qua da vendere. Che non valgono 49.000, ma valgono bensì 4.096, perché ho aggiornato le mod. Però il pacchetto aggiornato, ragazzi, non possiamo darvelo, perché lo stiamo ancora testando. È strano che non mi sia buggato il mondo, eh. Una volta che ho finito di testarlo, ve lo daremo. Bene, non posso fare niente, ragazzi. Non posso fare niente perché mi ci vuole il quick, il clean star. Ed è ancora presto per poterlo fare. Nessun problema. Allora, aspettiamo col quick sort e iniziamo a fare l'item sync, se non mi sbaglio. Sì, item sync. Per cui ci serve del cactus. Questo è quello che va alla chest principale, eh. E ai macchinari. Io avevo del cactus, sì. Lo cuociamo. Dai. È un po' lungo questo lavoro, ragazzi. È un po' lungo. Lei è un po' lungo. Ok. Glielo facciamo insegnare imparando. Tankete. Cosa possiamo vendere? Quanto vale? 8. Vale 8. 10. Prendiamo qualcosa in più. Perfetto. Ora andiamo qui e facciamo. Così ci mettiamo della redstone, i fogli, e sopra ci va una cosa che mi sono dimenticato. Vendiamo due ori, prendiamo del ferro. Ok, allora ci va, magari facciamo un bel po'. Ok, facciamo diventare di pietra. E li facciamo diventare di ferro. Ok. Tankete. Item sync. Allora, noi ci servono per la chest principale e per i macchinari. Abbiamo 1, 2, 3 macchinari, perché il compressore aspettiamo. 3 macchinari più una cesta lì sono 4. Ne abbiamo fatti 4, giusti, giusti. 4, tankete. Perfetto, e questi ce li abbiamo. Ora ci serve. Ci serve. Abbiamo detto il quick sort, non possiamo farlo. Torniamo ai macchinari, ci serve. Aia. Le prese una ginocchietta. L'extractor per estrarre dei macchinari, sempre. Extractor MK2. Prima di fare l'MK2 si fa logicamente l'MK1, l'MK normale, eccetelo qui. Va con i lapislazzuli, ce ne servono bensì 3. Allora, andiamo qui. 4x3, 12. 12, 40. Basta. E poi ci serve ancora ferro. Purtroppo io non tocca vendere l'oro, ragazzi. Sì. Vendo l'oro e mi riprendo l'oro, ma è normale, no? Allora, torniamo lì. Mi serve della legna. Legna. Non abbiamo più legna. Andiamo qui. Porca trota. E prendiamo della legna. Perfetto.
Vendo due di questi. Tankete. Ok. Abbiamo detto 3. 1, 2, 3. Vabbè, facciamone un po'. Facciamo diventare di pietra. Ok. E li facciamo diventare di ferro. Perfetto. Torniamo lì e facciamo che togliamo i cactus che non servono più, perché al posto dei cactus questa volta ci vanno i lapislazzuli. Tankete. Ci mettiamo quelli di ferro e ne facciamo 3. Perché ne sono venuti due? Ah, manca la redstone pirletta. Ok, abbiamo 3 di questi. Ora ci servono. Ci servono. Torniamo alle cose. Queste sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ma ne servono per 2, 14. Dobbiamo fare altre 14. Altre 14. Per cui, ragazzi, di fogli mi serviranno un casino. Ma ci penso mi. Ci penso mi. Allora, abbiamo detto la redstone. E altri di questi. Ok. Abbiamo detto 14, 14. Ok, ci serve adesso, ci serve i polymorphic, rosso e giallo. Rosso e giallo. Andiamo qui. Prendiamo rosso e giallo. Facciamo colorante giallo e colorante rosso. Glieli facciamo inseniere. Giallo e rosso. Al contrario, si vuole fa niente, ragazzi. Poi facciamo rosso e giallo, al contrario, facciamo l'arancione. Glielo facciamo imparare. E ne prendiamo un po'. Ne prendiamo un po'. Ne prendiamo un po'. Dov'è? Dov'è lei? Tankete. Ok. Ah, non posso più. Vabbè. Perfetto. Andiamo qui. E li piazzichiamo qua. Ce ne servono 7. Ce ne servono 7. Ma ci servono anche 7 di questi. Bene, ragazzi, allora mi serve un bel po' di ferro e un bel po' di oro. Io dovrò scendere a... No, beh, proprio possiamo vendere sta roba, ragazzi. Ora che ci sto pensicando. Ora che ci sto pensicando. Allora, raccogliamo tutto qui. Prendiamo del ferro. Ok. Non abbiamo un bel nada, non abbiamo un bel nada, ne abbiamo solo 5. Perfetto. Allora, ne abbiamo 5, ce ne mancano 2 per il momento. 2. 2. Ok. Abbiamo detto che 7. Abbiamo fatto i 7 polimenati. Ora cosa ci manca, ragazzi? Dobbiamo fare i provider per provvedere. È lo stesso discorso dei tubi logistic pipe, ragazzi. È tutto spiegato nel tutorial, sempre il video per chi non capisce un tubo. Allora, i provider, ragazzi, sono anche quelli costosi, perché servono lapislazzuli e lì gold gear, e ce ne servono ben 7. Per cui 7 per 4 28, 7 per 4 28, 7x4, 28. 7x4, 28, ne abbiamo solo 11. Niente, ragazzi, qua mi serve un sacco di materiel. Per cui vi dico che per il momento è tutto. Abbiamo preparato l'ambaradam, un bel po' di roba. E nel prossimo episodio andrò in caverna a scavare e prenderò un bel po' di materiali. Ditemi se volete vedermi scavare oppure no, per poi finire il tutorial. Che dirvi? Da Luke è tutto. Perdonatemi se l'ho tagliato a metà. Ciao a tutti.